Boccanera, per quanto riguarda il discorso legato alla Johnson & Control, non ci sono prospettive positive per i lavoratori. Ci sono state azioni sindacali, tavoli in regione, ma insomma lo scenario è tutt'altro che roseo per oltre 60 lavoratori. Purtroppo sì, purtroppo anche 2-3 giorni fa ci hanno confermato per l'ennesima volta la chiusura del sito, hanno annunciato, tra l'altro abbiamo fatto il famoso ex articolo 9 del CCN del metalmeccanico, che è l'esame congiunto, e loro hanno deciso di andare avanti e quindi arriveranno le lettere di licenziamento. Poi avremo 45 giorni di tempo per trovare un accordo sindacale, dopodiché i lavoratori saranno tutti a spasso, noi questa cosa non l'accettiamo, sono qui oggi per ribadirlo. Perché non è quanto è la discussione sull'incentivazione per tornare a casa. Questi hanno bisogno di lavorare, sono tutte persone che non si ricollocheranno facilmente. Quindi stiamo facendo pressione anche con la Regione, che devo dire l'assessore Quaresimale, che è stato qui oggi e ci ha dato anche la piena disponibilità a continuare a fare la trattativa anche con il Ministero, che ci sarà proprio il 16 di questo mese. Quindi noi siamo fiduciosi che qualcosa venga fuori prima di questi famosi 45 giorni, cercheremo in tutti i modi di riportare in essere questa azienda che rischia veramente grosso, sta rischiando di rendere grosso, e purtroppo siamo arrivati al limite di sopportazione anche in provincia di Teramo di queste situazioni che ne accadono una al giorno. Le multinazionali devono smettere di giocare con la vita delle persone.